non è che stava scritto nelle stelle che il tema era la legge Biagi. E quando sento dire che è un imperativo categorico il fatto che comunque non ci sia nessun intervento fiscale, penso che si mantengano delle profonde diseguaglianze, si continua a mantenere un sistema rispetto al quale chi ha di più paga di meno. È una scelta politica, uno può decidere che il tema è abbiamo un po' di crescita, come la rendiamo strutturale e come la facciamo magari crescere ulteriormente, questo richiede di mettere delle risorse, in particolare gli investimenti pubblici, posso decidere di finanziarla attraverso il fatto che si può ridistribuire un po' il reddito in questo paese, si poteva benissimo scegliere di difendere le attività produttive, il reddito da lavoro, invece intervenire sui patrimoni che non improduttivi, intervenire sulle case di lusso, intervenire sulla finanza, cioè ci sono molte modalità per cui tu fai un'operazione di ridistribuzione. Questo governo ha scelto ancora una volta, in questo in continuità, di usare questo slogan rispetto alle tasse, facendo credere che questo è un benessere e una risposta diffusa, invece la risposta ad alcuni che mantiene invece una pressione fiscale alta. Sì. Cioè ancora una volta una manovra, lei dice, a favore delle imprese che penalizza i lavoratori dipendenti. A favore delle imprese, a favore della rendita fondamentalmente. Più che delle imprese, è una manovra che mantiene lo status quo.